Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Tra i tanti argomenti di cui poi andremo a parlare nel corso della trasmissione, oggi abbiamo deciso di cominciare parlando di ambiente, in particolare dell'annuario dei dati ambientali della Toscana di ARPAT, che è un prezioso strumento di conoscenza e lettura dell'ambiente toscano che poi ARPAT mette ogni anno appunto a disposizione della comunità scientifica e di tutta la cittadinanza. Ne parliamo con la dottoressa Maria Teresa Maurello, che è presidente di ISDE Medici per l'Ambiente di Arezzo. Benvenuta. Buongiorno, iniziamo subito con la qualità dell'aria in Toscana. Sono disponibili sul territorio diverse centraline, cioè delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria. Sono posizionate vicino a strade di grande traffico e si chiamano stazioni appunto da traffico, oppure in zona residenziale e rilevano, oltre al traffico, altre sorgenti di inquinamento. Dal punto di vista dei vari inquinanti ambientali monitorati, facendo riferimento ai limiti della normativa italiana, risulterebbero praticamente tutti entro i limiti della norma. Purtroppo, la situazione non è così rosea come potrebbe apparire. Infatti, c'è una notevole differenza fra i limiti, ad esempio, delle polveri dettate dalla Unione Europea e mutuate a livello italiano, e i limiti invece sanitari dell'OMS, che sono meno della metà. Per cui, ad esempio, i dati sulle polveri risultano praticamente tutti al di sopra dei limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con conseguenti effetti sulla salute. Di questi argomenti, di questi temi, magari riprenderemo il discorso a gennaio. Se andiamo invece a valutare la situazione dei pollini ad Arezzo, abbiamo una stazione di rilevamento proprio presso ARPAT e possiamo fare un confronto con altre città toscane. Arezzo risulta fra le città con maggiore indice pollinico, che misura più tipi di polline, quindi per i soggetti allergici, diciamo, Non è una bella non è notizia. una bella notizia, no. Proseguendo, sarò veramente molto molto veloce, la qualità delle acque. Le acque superficiali in Toscana, cioè i fiumi, i laghi, hanno uno stato ecologico carente in circa il 20% dei casi. Le acque sotterranee analogamente mostrano diverse carenze, lo stato chimico dei fiumi risulta carente nel 40% dei casi e persino le acque utilizzate a scopo potabile mostrano un inquinamento discreto, per cui necessitano di sistemi spinti di potabilizzazione. Per quanto riguarda i rifiuti, l'ultimo tema a cui dedichiamo, diciamo, un po' di attenzione, i rifiuti prodotti in Toscana sono circa 589 kg per persona. Ad Arezzo, parlo di rifiuti urbani, ne produciamo circa 582 kg, quindi siamo in linea con la media toscana. Ma se andiamo a valutare la raccolta differenziata, Arezzo, insieme a Grosseto, che è proprio fanalino di coda, e anche Siena, quindi la nostra area sud-est, risultano fra le meno virtuose in Toscana. Ad Arezzo, siamo intorno al 51%, in miglioramento rispetto all'anno precedente, sono dati 2019-2020 e quindi c'è un ampio margine di miglioramento.
E speriamo, insomma, che questo margine di miglioramento sia appunto utilizzato al più presto. Sì, probabilmente Sei Toscana avvierà delle modalità di raccolta diciamo più puntuali a domicilio, la raccolta dei rifiuti differenziati a domicilio in altre aree della Toscana, ad esempio in provincia di Lucca, ma nella stessa area fiorentina, ha mostrato buoni risultati. Certo, sì, infatti anche dal prossimo 9 di gennaio, ne avevamo parlato in un'altra trasmissione con il presidente di Sei Toscana, partirà ancora una diciamo, nuova tipologia di raccolta porta a porta, su cui torneremo con la dottoressa Maurello ad approfondire poi, diciamo, indice per indice nelle prossime trasmissioni, sì, quello diciamo che viene, soprattutto l'effetto sulla salute e quindi come dei risultati di questo annuario. Tra l'altro ricorda chi ci segue che l'annuario può essere scaricato dal sito di ARPAT, arpat.toscana.it. Ringrazio la dottoressa Maurello di essere stata con noi grazie oggi. A voi. Grazie.